Noi siamo figli dell'universo, siamo parte dell'universo, siamo il risultato dell'evoluzione dell'universo, perché la materia di cui siamo fatti, tutti gli elementi, il calcio, il magnesio, il silicio, che formano il nostro corpo, sono stati costruiti nell'interno di grandi stelle molto più grosse del Sole, che arrivano alla fine della loro vita con un'immane esplosione, nel corso della quale si hanno una grande serie di reazioni nucleari che danno luogo alla formazione di tutti gli elementi che conosciamo sulla Terra, dall'elio, dall'idrogeno fino all'uranio. E nell'esplosione questi elementi vengono sparpagliati nel mezzo interstellare, vanno ad arricchire le nubi di gas da cui poi si formeranno altre stelle, altri pianeti e forse anche altre forme di vita, come è molto probabile. Quindi noi siamo veramente figli dell'universo, figli delle stelle, risultato dell'evoluzione dell'universo, ma in grado di osservare l'universo, di capire l'universo.